Preziosissima vittoria della Reggio Calabria di Trocini che continua il suo bel momento in trasferta dove a differenza dei match paradossalmente al Granillo riesce comunque a dare una certa continuità e ottenere anche punti importanti, vittoria a tratti sofferta, su qualche piazzato nel finale abbiamo rischiato però 3 punti fondamentali che rilanciano la Reggio Calabria a quota 23. Vista la sconfitta dell'Icata Ragusa, il distacco dai playoff ora è di 2 punti. Il Casalnuovo sta facendo un campionato incredibile, ha vinto anche oggi e quindi è quota 28, però è importante oggi ottenere i 3 punti anche in ottica prossimo match che sarà il derby contro il Locri in casa, assolutamente da portare via, seppur il Locri oggi ha vinto per fortuna e quindi si sta rilanciando in ottica salvezza diretta. Detto ciò, per quanto riguarda le formazioni da cui partiamo, Canicattì con Scuffia in porta, Losa, Raimondi, Amenta in difesa, Gambicchia, Sidibé, Diaz, Camara e Tedesco a centrocampo con davanti Bonilla e Donofrio. Reggio Calabria invece con Velsea in porta, Martiner, Girasoli, Ingegneri e Ciammi in difesa, Mungo, Salandria e Porcino a centrocampo con Marras, Bolzico e Altamura davanti. Un 4-3-1-2, diciamo così, con l'esordio di Porcino che finalmente era a disposizione, quindi un nuovo innesto importante per Mister Trocini per aumentare la qualità. Lui a Catanzaro, io me lo ricordo 2 anni fa, giocava come esterno di centrocampo, come quinto, oggi proposto come mezzala, ma è un giocatore che avendo tecnica, soprattutto a questi livelli, può tranquillamente giocare a centrocampo. Una regina buona nel primo tempo, nel senso che si lotta, partita anche abbastanza equilibrata, però la regina è sicuramente convincente, molto attenta in fase difensiva, soprattutto sulle palle alte, i due centrali, Ingegneri e Girasole, hanno lavorato benissimo, hanno fatto veramente pochi errori e questo ci ha permesso di concedere poi relativamente poco, perché nel primo tempo la regina ha subito un'occasione con questo cross basso di Martiner al decimo per Altamura che cestina un rigore in movimento, occasione clamorosa per una regina che, come detto, parte abbastanza bene, nonostante la partita sia equilibrata, comunque non è che abbia dominato la squadra ospite, però qualche buona triangolazione sulle fasce l'ho vista, qualche volta abbiamo cercato anche Bolzico spalla alla porta, qualche discreta proposta c'è stata, Regina che come detto ha lottato, un Canicattì che ha spesso provato il cambio gioco sulle fasce, ha spesso provato ad arrivare al cross con il numero 8 Gambicchia sulla destra, ha spesso provato comunque ad alzare il pallone molto, molto semplicemente. Interessante, diciamo, quando veniva Porcino a partire dal basso e Cham si allontanava, andando sulla fascia sinistra verso il fondo, quell'azione, quella situazione lì ha portato spesso a creare pericoli. Quindi Porcino che si abbassa, facendo sì che così il terzino possa andare sulla fascia tranquillo e Porcino con le sue qualità tecniche comunque ad impostare può essere pericoloso. Ecco, devo dire che quando l'abbiamo fatto 2 o 3 volte siamo stati pericolosi. Detto ciò, una regina che poi anche nel finale alza i ritmi, devo dire bene il finale primo tempo, e però purtroppo l'episodio negativo è stato quello del gol annullato, seppur la squadra, e qui forse l'ha vinta la partita, non ha assolutamente mollato un centimetro, anzi, quello che ha detto Trocini in conferenza si è dimostrato, ovvero voglia di lottare, di sputare sangue per questa maglia. La regina trova il gol al 37esimo, la regina, la Reggio Calabria, chiamiamola come volete. Comunque trova questo gol al 37esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Girasole che fa gol, ma viene fischiato un fallo particolare. È vero che c'erano state molte trattenute in area, però l'arbitro ha fischiato questo fallo su Raimondi e tanto nervosismo, dalla panchina è espulso il nostro portiere Martinez, quindi Velsea dovrà giocare per forza le prossime partite, però come detto la squadra non demorde per niente e trova il gol del vantaggio su una rimessa laterale battuta velocemente. Altamura mette questa palla in mezzo per Bolzico che il rigore in movimento non lo sbaglia, quindi 1-0 e
Regina che riesce così a sbloccare una partita complicata che si è dimostrata tale anche nel secondo tempo, dove comunque ho visto una buona squadra nei primi 20-25 minuti, abbiamo continuato a proporre, nonostante sicuramente abbiamo più giocato sotto palla rispetto al primo tempo, però la gara andava chiusa, assolutamente. Ecco, quello che manca a questa squadra è il killer instinct di chiudere le partite. Perché abbiamo avuto due occasioni clamorose, prima con Girasole, su cui è intervenuto Scuffia, ancora una volta pericolosi sulle palle inattive, e un'altra occasione incredibile per Provazza, che ha sbagliato un gol assurdo dopo 10 secondi che era entrato praticamente. Un Calicattì che comunque ci prova, ha avuto un'occasione verso il 50esimo con Sidibé, ma è intervenuto con i piedi Versea, e per il resto, come detto, su qualche calcio piazzato nel finale si è reso pericoloso, una Regina che anche in contropiede poteva fare di più negli ultimi 15-20 minuti, però alla fine tiene duro e porta a casa una vittoria preziosissima in questo momento di campionato. Dispiace per Provazza, che è dovuto uscire nel finale per far spazio a Krejmenovic, credo io che lo abbia fatto semplicemente perché voleva passare a 3, o meglio a 5, e comunque doveva togliere un attaccante, non voleva togliere Bolzico, era appena entrato Perry, quindi doveva togliere Provazza, però dispiace, speriamo che non gli tocchi troppo questa sostituzione così particolare. Occasioni pericolose 2-4, vi dico bene Salandria. La squadra non ha disputato una brutta prestazione, ma voglio sottolineare Salandria perché è pericoloso sui calci piazzati, devo dire che ha dato un apporto anche in fase difensiva, è un giocatore che se gioca a certi livelli può fare la differenza in questa squadra, la può far girare veramente bene, quindi oggi mi è piaciuto e vi sottolineo lui in particolare, ma come detto anche i centrali ha lavorato bene, ma sulle palle alte molto molto bene, quindi non è che abbiamo giocato male, assolutamente. Certo, le gare vanno chiuse, questo poco ma sicuro. Io mi fermo, però arrivati a questo punto, ci vediamo, alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.